E bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Bisogna parlare un po' di mercato perché ci sono un po' di trattative molto interessanti. Partendo dalla Juventus, che già da qualche settimana ha ufficializzato il corpo Ramsey. La Juventus cerca di portarlo a Torino già a gennaio, ma molto probabilmente arriverà a giugno. Un centrocampista che comunque ti garantisce 5-6 gol a stagione. E comunque è tra i migliori centrocampisti in Premier League. E proprio ieri ha ufficializzato il terzo ritorno di Martin Caceres, terzino che giocava alla Lazio, prima ancora giocato all'Hellas, e che per la terza volta ritorna a Torino, ritorna alla Juventus. Allegri ha detto così, che è già pronto per la Juventus, perché siccome ha già giocato altre volte, conosce qualche compagno come Chiellini, come Bonucci, che hanno giocato anche quando c'era lui. Ecco le parole di Allegri sul ritorno di Caceres. Sono molto contento, conosce l'ambiente e rinforza un reparto dove a breve tornerà anche Barzagli. Ha inciso il fatto che lo conoscono e può darci tantissimo. Inutile prendere altri profili a 4 mesi dalla fine della stagione, che devono ambientarsi. Lui è già pronto e polivalente e positivo. In questo momento lo vedo meglio centrale che terzino. Perché principalmente la Juve ha voluto Caceres. La Juve ha voluto Caceres perché molto probabilmente Benatia già a gennaio se ne andrà via. Perché Benatia è quasi a fine stagione. Gli apici della sua carriera li ha raggiunti, ha giocato alla Roma, al Bayern Monaco, alla Juventus. E molto probabilmente andrà in Arabia, lì andrà in Asia a giocare. Perché vorrà prendere ancora un po' di money, un po' di soldi. E quindi arriva Caceres. Che poi arriva anche perché Barzagli è ancora infortunato e rimarrà fuori altre 3-4 settimane. Caceres è un buon giocatore, certo non un top player, però è un buon giocatore, un buon panchinaro che può entrare, che può usare Allegri quando magari De Sciglio si infortuna, Cancelo si infortuna o anche un centrale si infortuna, perché Caceres può essere sia terzino sia centrale, e questo è anche un bene, un aspetto positivo per la Juventus. L'altra notizia di mercato, questa volta riguarda l'Inter, perché Perisic sta per andare via. Però la domanda è: andrà via a gennaio o ad agosto? Perché sappiamo che è arrivato De Paul, però arriverà a giugno. Adesso bisogna vedere quando se ne andrà via Perisic, perché Perisic vuole andare via. L'Arsenal vuole Perisic, notiziona bomba. Prime conferme ufficiali sulla possibile cessione a gennaio di Ivan Perisic. Ricordiamo che mancano ancora pochi giorni alla fine del mercato. Secondo quanto riconosciuto dalla BBC, l'Arsenal si è mosso per acquistare l'attaccante croato dell'Inter e valutare la fattibilità dell'operazione. Adesso stiamo leggendo l'articolo. Davor Orstein, il giornalista che ha dato la notizia, parla di un contatto già avvenuto, ma non viene spiegato se i Gunners abbiano contattato la dirigenza nerazzurra oppure l'agente del giocatore. L'obiettivo dell'Arsenal è quello di ottenere il giocatore in prestito con un diritto di riscatto fissato a 35 milioni, che non sono pochi, che non sono pochi. Una soluzione che a fronte di un indennizzo per il prestito potrebbe anche convincere Marotta e Ausilio, desiderosi, secondo quanto riporta la Gazzetta questa mattina, di incassare una cifra tra i 35 e i 40 milioni in caso di cessione. E quindi Perisic questa stagione sta facendo male, male, peggio delle altre. Pochi gol. Sembra giocare svogliato, senza la convinzione, senza la cattiveria che ha Politano, perché Politano avrà fatto un gol in meno, però si impegna sempre all'ottantesimo. Tu vedi che ancora ti fa tutto il campo. Tu vedi che ancora ti fa tutto il campo, Politano. E quindi Perisic molto probabilmente lascerà l'Inter, perché secondo me in Inghilterra si potrà anche trovare bene, perché in Inghilterra le difese sono, diciamo, un po' più scarse rispetto a quelle italiane, quindi si fanno più gol, ecco perché il calcio è anche più spettacolare, si vedono più 3-3, più 4-4, e secondo me Perisic può fare una buona figura in Inghilterra. Comunque, siamo alla fine di questo video, lasciate like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto attivando la campanellina, e noi ci vediamo in un prossimo video. Bella ragazzi!